Ciao a tutti da Coach Gabri, bentornati sul mio canale ragazzi, è il momento di un recap Irox e oggi abbiamo anche un ospite, la nostra Mari, la nutrizionista, che mi accompagna ovviamente, che si è occupata della parte alimentare, di come gestire l'alimentazione pre-gara, i giorni precedenti, il giorno della gara, quindi lascerò poi la palla a lei. Innanzitutto, se ancora non mi segui, non sei iscritto al canale, mi raccomando iscriviti e clicca sulla campanella per attivare le notifiche. In questo canale parliamo ovviamente di fitness, di come raggiungere determinati obiettivi fisici, non solo legati alla performance, ma soprattutto legati al benessere e alla trasformazione fisica, ok? Nel caso di oggi però vogliamo fare un video un po' diverso, come altri che abbiamo fatto in passato quando abbiamo fatto delle gare. Abbiamo oggi, data di registrazione 20 ottobre 2024, abbiamo appena concluso Irox Milano, quindi volevamo lasciarvi dei feedback un pochino a caldo. Allora, esatto, ora vi racconteremo tutto quanto, volevo lasciarvi giusto con tre plausi, diciamo, che vorrei fare, tre concetti, tre menzioni. Di merito la prima all'organizzazione di Irox, perché devo dire è andata molto meglio rispetto alla prima di Milano, molto meglio rispetto alla seconda di Torino, che secondo noi era andata un po' peggio. Invece qui proprio a livello organizzativo immagino non sia facile organizzare un evento così grande, abbiamo notato dei grandi miglioramenti, quindi bravissimi. Secondo applauso, menzione di merito alla nostra Mari, perché siamo arrivati a rischiare di non fare questa Irox. Se mi seguite da un po' lo sapete, Mari ha avuto un infortunio che è ancora in atto, che non si è ancora capito bene se dipende più dal gluteo, dall'anca, che cosa sia, però praticamente diventa un dolore, cioè un dolore che diventa abbastanza insostenibile dopo un tot di chilometraggio, insomma, soprattutto con la corsa, e quindi insomma, essendo Irox tutta corsa praticamente con stazioni, era in forse. Ha deciso di partecipare. Abbiamo fatto un patto sulla strategia di cui adesso vi parliamo, l'abbiamo rispettato. Ed è andata alla grande, perché abbiamo ottenuto una buonissima prestazione di cui siamo contenti, nonostante un piccolo errore che abbiamo fatto. E la terza menzione di merito è per coloro che ho preparato, o comunque che si sono preparati anche con qualche mia consulenza eccetera per questa Irox e non hanno potuto partecipare per motivi di salute fisica. Motivi anche delicati in alcuni casi, quindi volevo solo rassicurare queste persone, sarà solo un arrivederci, è solo rimandato questa bellissima esperienza che vi meritate di fare e farete a breve. Quindi, Torino è alle porte. Torino alle porte a febbraio, quindi vediamo, ok? Detto ciò, allora, prima di tutto vorrei sapere un attimo il tuo feedback, com'è andata? È andata bene, è andata proprio bene, io sono contenta. La mia paura era di fare un tempo terribile a causa mia, della mia lentezza sulla corsa, e in realtà siamo stati molto contenti anche del tempo. Insomma, abbiamo fatto un nuovo record personale con anche... Esatto, quello che è stato un nostro errore. Diciamo che le stazioni ovviamente oggi erano messe tutte in fila per me, dalla 1 alla 8 seguivano una progressione logica. No, mentre dalla 1 alla 7. Sì. La 8 invece era fuori, i wallboard erano fuori in un altro isolotto, diciamo. Quindi noi ci siamo fatti sempre questi giri di corsa che erano mediamente 2 e mezzo, possiamo dire. E infatti già gli organizzatori hanno detto: guardate che si correrà un po' di più. Tutti hanno detto la gara è più lunga. Non è da 8 km. Non è 8 km assolutamente. Secondo me un paio di chilometri fra tutto vanno aggiunti. Però comunque è così per tutti, quindi va bene. L'unico problema è che all'ultimo giro, invece che fare quei due giri richiesti praticamente e passare direttamente alla zona wall ball, che era esterna alle rock zone, noi siamo rientrati nella rock zone come per fare tutte le altre stazioni precedenti, e quando ho detto al giudice: ragazzi, ma dove si passa per andare wall ball? E fa: no, dovevate farlo fuori. Quindi siamo dovuti uscire, e visto che non è che potevamo andare controcorrente per tutta una fiumana di persone, ci siamo fatti un giro extra così per gradire. Quindi dai 2 minuti ai 2 minuti e mezzo buttati per questo giro extra, va bene. Abbiamo fatto 1:16:52, se non sbaglio. Voleva dire stare sull'1:14, 1:14 alti, comunque sotto l'1:15, che insomma, considerando tutto quello che doveva essere, considerando il nostro patto, come l'abbiamo chiamato, il patto di non belligeranza, ovvero, esatto, che lei non avremmo litigato, perché io poi quando
entro in competizione, magari mi piace provare a spingere di più, però andava rispettato l'infortunio, e quindi il patto era: andiamo un po' più tranquilli sulla corsa e teniamo la distanza, la velocità tale che permetta di non avvertire il fastidio e la fatica. Mm-hmm. E devo dire che è stata bravissima, perché siamo stati sempre entro il limite, ma abbastanza verso questo limite, no? Sì. Quindi appena ha cominciato, ho avuto ad avere un po' di fatica, di affaticamento, di dolore, abbiamo rallentato il passo, però nonostante ciò abbiamo fatto la prestazione migliore. In più abbiamo perso quei due minuti e mezzo per quel giro extra, mm-hmm. e quindi... Tutto sommato noi siamo contenti. Esatto. Un paio di feedback sulle stazioni molto velocemente, poi lasciamo la parte succulente sull'alimentazione. Detto della corsa, per quanto riguarda lo skierg abbiamo migliorato i nostri tempi, e anche sul vogatore, mm-hmm. sono due macchinari, siamo stati sempre sotto i 4, mm-hmm. poco sotto i 4, però il vogatore è ancora più veloce, sì. Forse 3,50, una roba del genere, molto bene. E sulle slitte meglio che mai, anche Mari praticamente, a parte un quarto di un, no, neanche un terzo, sì, un quarto di un pezzettino di spinta, l'abbiamo divisa a metà. Ha fatto un rettilineo intero di spinta no, senza fermarsi in sled push. La sled pull abbiamo tenuto la strategia che ha pagato, mm-hmm. ovvero io fare sempre quella prima metà abbondante e tu pesante, la chiusura, però per ognuno dei quattro blocchi da 12 metri e mezzo. Per quanto riguarda i burpees, fantastico, nessun problema, ci siamo divisi molto bene, senza mai stopparci. La cosa bella è che non ci siamo mai stoppati, e neanche nelle rock zone non ci siamo mai fermati, non abbiamo mai camminato, no, abbiamo corso sempre. Vogatore l'abbiamo detto, arriviamo ai farmer carry, nessun problema, veramente. Affondi molto bene, e sul wall ball abbiamo fatto qualche problemino, nel senso che io mi sono preso un paio di no rep, perché effettivamente cercavo di tenere sempre il target alto, solo che in un paio di occasioni o ha sfiorato proprio, non ha toccato il target, quindi giustamente era no rep. E invece io ho fatto una no rep, la Mari ha fatto una no rep, e una volta al 99esimo, esatto, sull'ultimo, ci siamo capiti male col giudice, lei pensava fosse il 100esimo, quindi ha messo giù la palla, stavamo per andare, fa no, manca uno, quindi riprendi la palla, fai quell'ultimo, e siamo andati dentro. Quindi abbiamo perso, non so, quei 15 secondi sulle wall ball, voglio dire, stupidate, soprattutto contenti di come sia andata, di come l'abbiamo vissuta. Bene, sereni, tranquilli. Forse la migliore di sempre. Sì, assolutamente. Ci è piaciuta veramente tanto. Sì. E detto ciò, la tua alimentazione, come l'abbiamo gestita, visto che alcuni di voi mi hanno scritto in privato? Abbiamo fatto una ricarica di carboidrati nei due giorni precedenti, quindi senza fare cose particolari, senza strafare. Nei due giorni precedenti abbiamo mangiato un po' di più, attenzione maggiore nel giorno prima della gara, quindi ieri, un bel piatto di carboidrati sia a pranzo che a cena, ben presenti, ma poi in realtà distribuiti su tutta la giornata, anche con gli spuntini, insomma, eravamo sempre belli, belli sazi, belli saturi. E quindi la strategia è questa: mangiate tanti carboidrati, non fate cose strane, non provate combinazioni strane, usate quegli alimenti che sapete che vi fanno stare bene, che digerite bene, che non vi appesantiscono, insomma, non è il momento di testare cose nuove. Consiglio appunto che ho dato anche nella live su Instagram, a proposito, se non ci segui su Instagram vai subito, perché diamo un sacco di consigli utili, coach Gabri e nutrizionista appunto Maria Elena, come vedi qua in sovraimpressione. Nella live mi era stata proprio chiesta, no, come gestisco il giorno della gara a livello alimentare, e il problema è concentrarsi sul giorno della gara, ok? In realtà sui giorni precedenti, e nel giorno della gara non ci si deve inventare nulla, no. Bisogna stare molto idratati, esatto, bisogna probabilmente equilibrare con degli elettroliti che ci aiutano, e ringrazio lo sponsor che ci ha aiutati tantissimo, ESN, con la parte integrazione elettroliti, veramente fondamentale, ci ha aiutato tantissimo. Poi noi, avendo la gara stamattina alle 9, esatto, quindi presto, ci siamo alzati abbastanza presto così da avere tempo per fare colazione, l'abbiamo fatta circa 2 ore prima. Esatto. Potevamo farla forse mezz'oretta prima per essere ancora più tranquilli, però appunto non abbiamo avuto nessun dormire. Tipo di problema. No. Anche perché ci siamo svegliati con la gara alle 9, alle 6 e qualcosa, quindi anche svegliarsi troppo presto non aveva senso. No, quindi giusto il tempo per riprendersi un attimo, fare una buona colazione, ma neanche esagerata. No, abbiamo fatto la nostra solita con la dose leggermente aumentata, ma proprio poco, perché era troppo sotto gara.
Esatto, l'importante ragazzi è cercare di incamerare più energie possibile, quindi andare a riempire un po' le riserve di glicogeno nei giorni precedenti la gara, senza esagerare, non servono ricariche estreme o troppo prolungate nel tempo, perché le riserve comunque sono limitate. Quindi una volta che le abbiamo riempite, il compito l'abbiamo fatto, tutto quello che diventa poi in eccesso è un eccesso di calorie che si può trasformare solo in massa grassa, aumento di tessuto adiposo. 2-3 giorni prima. Noi esatto. Devo dire che oggi di energie ne abbiamo avute. Sì, sì, cioè, devo dire che eravamo bene sul pezzo. Ci siamo fermati perché avevamo finito, ma dire che eravamo completamente stremati, no. Vabbè. Non completamente stremati, però no, beh, è vero. Cioè, sì, no, è vero. Io parallelamente sto facendo un percorso sulla corsa che non me l'ha fatto subire minimamente. Esatto. Io ero vero, quindi, più stanca, però. Ma con l'infortunio presente è andata molto bene, quindi devo dire che siamo contenti, sono sicuro che quando, se, ma penso più quando, che se faremo un'altra Irox, sì. Se questa volta saremo senza acciacchi, senza robe varie, staremo tranquillamente sotto l'1,15, perché già oggi l'abbiamo fatto, Senza quell'errore lì. Quindi questo è il nuovo obiettivo, ve lo dico già in anteprima. E fatemi sapere se avete qualche domanda dal punto di vista dell'allenamento, di come ci siamo avvicinati a livello di programmazione, di programmazione alimentare, come gestire un'alimentazione non tanto solo per Irox, ma per un qualsiasi tipo di evento o anche solo per una ricomposizione corporea, ok? Ti invito nuovamente a seguirci su Instagram e a iscriverti al canale, cliccare la campanella e metterci un bel mi piace se ti è piaciuto questo video. Se hai qualsiasi domanda, dubbio, feedback, qua nei commenti fammi sapere cosa ne pensi e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao da Coach Gabri e da nutrizionista Maria Elena.